Siamo qui col mister Gianni Reale del Bubi Merano, sconfitto all'ultimo contro il Bergamo Calcetto. Sentiamo un po' le sue impressioni su questa partita. È stata una partita molto ben giocata da entrambe le squadre. Sono contento del gioco, meno del risultato chiaramente, ma contro una squadra che davvero è una bella squadra, per cui stare alla pari con una squadra del genere vuol dire che anche i miei ragazzi ci sono e possiamo dire la nostra in questo campionato, che non è facile sicuramente. Voi siete andati sotto 3-0, poi avete avuto la forza di rimontare, andare 5-3, poi secondo te cosa è successo? La squadra è calata, è venuto fuori ancora il Bergamo, secondo te ecco, come vedi la disamina della partita? Ma come detto, secondo me siamo andati sotto probabilmente non meritando, nel senso che i ragazzi avevano sprecato molte occasioni, si sono appellati alla sfortuna, e secondo me nel nostro sport non c'è la sfortuna a 360 gradi, quindi te la cerchi o la trovi. Quindi tra primo e secondo abbiamo fatto due chiacchiere in spogliatoio dicendo che avevamo visto come eravamo sotto e di conseguenza che avevamo le armi per girarla. Nel momento in cui siamo riusciti a girarla, forse ci è mancata quella cattiveria che avrebbe potuto permetterci di portarla a casa. È vero anche però che, come detto prima, il Bergamo Calcetto è una squadra molto molto forte e di conseguenza se gli lasci lo spazio loro vengono a far gol. È vero anche che sono il quarto e il quinto gol sono arrivati su palle inattive. Io non recrimino mai contro gli arbitri, perché loro sono lì e fanno loro, quindi bravo il 7 che ha piazzato un bel rigore e un bel tiro libero, nient'altro. E per ultimo volevo chiedere, il vostro obiettivo qual è di quest'anno per l'Under 21? Fare bella figura, far vedere che ci siamo, che siamo una realtà buona e che sappiamo giocare un bel calcetto. Complimenti al mister e complimenti alla sua squadra per l'ottima prestazione. Grazie mille. Passiamo parola ai due artefici, insieme a tutta la squadra, comunque i due artefici di questa vittoria del Bergamo Calcetto: Davide Moranelli, autore di 5 reti, e Max Vecchi, autore di un gol bellissimo su assist sempre di Moranelli, che era il gol del 3-0 nel momento. Adesso sentiamo cosa ci dice Max di questa partita. È stata una partita dura per noi, abbiamo fatto fatica, siamo partiti alle 6 di mattina, 3 ore di viaggio, il campo scivoloso, in sintetico, all'aperto, non siamo abituati, però è andata bene, siamo riusciti col cuore un po' a portarla a casa e siamo contenti. Bomber Cobra Moranelli, cosa ci dici di questa partita, soprattutto della tua prestazione, dei tuoi 5 gol? Ah, sono molto contento prima di tutto perché abbiamo vinto, non per i 5 gol. Secondo perché, oltre ad essere una trasferta molto pesante, facciamo un viaggio più sereno e ci possiamo divertire adesso a tornare. Va bene così, alla prossima, dai. Complimenti ai due ragazzi, a tutta la squadra, al mister e a tutti quelli che hanno seguito questa trasferta a Merano. Grazie, alla prossima. Ciao.